Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Parliamone. Oggi è il 4 novembre, il che vuol dire che mancano meno di 2 settimane all'uscita dei primi 2 giochi Pokémon, della saga principale ovviamente, su Nintendo Switch. Praticamente da quando sono stati annunciati per la prima volta e da quando hanno rivelato le prime piccolissime informazioni al riguardo, il mondo del web si è gettato a capofitto, con le prime impressioni a caldo. Perché nel 2018 c'è ancora chi fa impressioni a caldo, come se servissero a qualcosa, dato che poi si rivelano sempre cavolate. Ma dato che ormai ci siamo quasi e l'uscita dei giochi è imminente, tutti i trailer sono stati mostrati, tutte le novità sono state annunciate, quello che ci rimane da fare è solamente giocare. Ma anche senza aver ancora giocato, direi che le opinioni che possiamo trovare sul web dopo tutti questi mesi potrebbero rivelarsi abbastanza attendibili. Ma non è questo quello che mi interessa. In questo video voglio scoprire finalmente cosa ne pensano i fan di Pokémon dei 2 nuovi giochi adesso che praticamente ci siamo. Motivo per cui su Instagram ho fatto diversi sondaggi e nella sezione community di YouTube vi ho chiesto in poche parole di dirmi cosa ne pensate di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Molti commenti sono stati davvero divertenti e li andremo a leggere insieme. Altri hanno completamente ignorato il passaggio in cui dicevo in poche parole e mi hanno scritto un papiro enorme. Bello! Grazie. Penso che siano bei giochi, se non per il fatto che Pikachu ha rotto il c***o. Effettivamente sì, ma è la mascotte, quindi... Le rose sono rosse, le viole sono blu, piango all'idea di spendere 50 euro solo per Mew. In effetti era meglio il vecchio glitch con il Game Boy. Non ho la Switch! Ma perché, dai, mica costa così tanto! Penso che siano giochi Pokémon, ma non ne sono sicuro. No, nemmeno io. Fan di Pokémon. Ehi, Nintendo, ci darai un nuovo ed originale gioco Pokémon? Ma certo! Actually makes a Kanto remake come un capo. E dovrete pagare 50 euro solo per Mew. Mi pizzicano le palle solo a pensarci. A me questo. Che su Pokémon Rosso, se mettevi il Game Boy nel microonde, dopo trovavi Mew al 200. Mentre su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee puoi trovare un Mew al 500, mettendo a bollire la Nintendo Switch. Quindi in sintesi, è meglio Let's Go Pikachu e Eevee. Esatto, bambini, fatelo anche voi a casa. Beh, dico solo una cosa. Poliwhirl in 3D che ti segue. Lo so, lo so. È il mio Pokémon preferito. Kanto is back. IGN 151 su 10. A proposito, IGN, vuoi un po' d'acqua? Il DLC sarà che non ti compaiono Pokémon ogni secondo nell'erba alta. Farebbe anche ridere se non fosse per il fatto che Pokémon nell'erba alta non ti compaiono, ma sono già lì. Anno 2018 e Blastoise spara ancora acqua dalla fronte e non dai cannoni. Ai ai ai, el dissing muy fuerte! È un po' come gli umani. Il brand Pokémon torna allo stadio primario con un altro noiosissimo remake di prima e mai uno di quarta! Poi per avere Mew devi comprarlo a soli 40 euro e la verginità di tua sorella, tua zia e tua mamma. Aspetta un attimo, ma la mamma come fa? Vabbè, lasciamo perdere. Tutti questi bei commenti per poi concludere con un bel classico giochino per bimbi. Crescete che avete più di 20 anni. Wow! 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 No! No! Ma adesso ci spostiamo dalla sezione community di YouTube nei sondaggi di Instagram che vi ho lasciato oggi pomeriggio. Vediamo cosa avete votato. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Quale prendereste? Il 63% ha votato Pikachu, il 37% Eevee. Allora mi sa che non vi piacerà quello che porterò io sul canale. Spoiler! Nei 2 giochi, Bulbasaur, Charmander e Squirtle, che ricordiamo sono ottenibili come Pokémon selvatici. Li terreste in squadra? Il 78% ha detto li terrei in squadra, il 22% non li terrei. Non avevo dubbi, guarda! Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Pensi che saranno dei buoni giochi? Attenzione, attenzione, perché mi aspettavo il contrario, dato che il 72% ha detto sì e il 28% no. Ok, a quanto pare forse le vostre opinioni sono leggermente cambiate nel tempo. Sicuramente dopo che saranno usciti i giochi ne sapremo di più. E qui ragazzi sono rimasto sbalordito perché... Meltan e Melmetal, ti piacciono? 67% sì, 33% no. Anche qui mi aspettavo il contrario perché avevo letto dei commenti dopo l'annuncio di Meltan. È proprio poverino, vi dico solo questo, poverino. Quello che l'ha disegnato, ovviamente. Per quanto riguarda la mia opinione, dato che penso sia giusta dopo aver ascoltato tutte le vostre e dare anche la mia, beh, che dire, penso che ovviamente un giudizio completo al 100% si possa dare solo dopo aver provato il gioco. Io l'ho provato a luglio alla sede Nintendo, ma ovviamente ho giocato solamente una porzione del gioco, quindi il mio giudizio non vale assolutamente più di quello di nessun altro che non ci abbia mai giocato. Sicuramente l'idea di unire Pokémon Go ad un gioco Pokémon tradizionale potrebbe dare i suoi frutti in un certo target del mercato. Non in tutto,
ma in alcuni punti sì. Molti pensano che i due giochi servano per rialzare Pokémon Go, io credo che sarà viceversa. Ovviamente Kanto esercita su di me ancora un certo fascino, avendo giocato a Rosso e Blu quando ero ancora molto piccolo, e quindi il fattore nostalgia si sente parecchio. Tuttavia, anch'io come voi avrei preferito qualcos'altro rispetto agli ennesimi remake di Rosso e Blu, tenendo comunque presente che questi saranno secondo me dei giochi di transizione che quindi vedremo molto presto, qualcosa che magari andrà ad accontentare tutti quelli che in Let's Go Pikachu e Eevee non vedono il gioco Pokémon da comprare assolutamente. La cosa ironica è che i bambini di adesso che non hanno mai vissuto l'epoca di Rosso e Blu siano i primi ad aspettare i due nuovi giochi, mentre noi, classe 90, che ci siamo praticamente cresciuti, siamo un pochino più meh. Però pensate a una cosa, provate a togliere Rosso Fuoco e Verde Foglia dall'esistenza. Come avremmo percepito Let's Go Pikachu e Eevee se i due remake per il Game Boy Advance non fossero esistiti? Io penso che ci sarebbe stato molto più hype, ed è qui l'errore, fare un remake del remake. Però se devo dirvi proprio la verità fino in fondo, vi dico che ok, mi aspettavo qualcosa di più esaltante per quest'anno, ma per adesso posso accontentarmi. E voi?